Hello. Reboots are symptomatic of a fundamental lack of originality in Hollywood. Have you no shame? Here's your check for the Animaniacs reboot, you sellouts. Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Ci siamo! La mia attesa di quasi due maledetti anni dall'annuncio sta per concludersi. Finalmente sta per uscire il reboot di Animaniacs! Io da piccolo adoravo questo cartone alla follia e mi sono divorato quasi tutti gli episodi della serie, come se nulla fosse. Mi piacevano i personaggi, le storie e soprattutto le tantissime gag e i giochi di parole adoperati. Per questo motivo, quando seppi dell'annuncio che stavano per fare il reboot della serie, il mio cervello non ha capito più niente. Da una parte, ero contento che una delle serie che mi ha segnato l'infanzia sarebbe tornata. Ma dall'altra parte c'era il timore che poteva essere una boiata, come i tantissimi reboot che ci sono in giro. Ma il trailer uscito 10 giorni fa mi ha rassicurato, come una mamma che dice a suo figlio che andrà tutto bene. O come quando in gara i giocatori che schieri a fantacalcio e ti segnano. In questo video, come è stato per quello di The Cuphead Show, analizzeremo insieme il trailer e parleremo di quello che dovrebbe essere questa nuova serie, che uscirà il 20 novembre sulla piattaforma Hulu. Ma partiamo prima con un po' di storia! Animaniacs è stata una serie animata andata in onda verso la metà degli anni 90 e fu abbastanza innovativa per quegli anni. Seconda serie prodotta da niente poco di meno che da Spielberg, essa era progettata per essere una specie di varietà, con brevi sketch e gran cast di personaggi, i primi fra tutti i fratelli Warner, Yakko, Wakko e Dot, che nella serie sono personaggi ideati nel 1930, ma a causa della loro follia, e che portavano caos ovunque andavano, vennero rinchiusi nel serbatoio idrico degli studios. Dove vivono gli Animaniacs? Fino a quando non riuscirono ad evadere oltre 60 anni dopo. Poi abbiamo Mignolo e Prof, due topi bianchi che ogni sera progettano piani per la conquista del mondo, fallendo miseramente, o a causa della sfortuna oppure per la sbarataggine di Mignolo. I due ebbe talmente tanto successo da meritarsi uno spin-off. Poi ci sono i Picciotti, ovvero il trio di piccioni italo-americani composto da Bobby, Pesto e Squid, che in ogni puntata vengono sempre spiaccicati oppure malmenati come zampogne. Vera Peste, una scoiattola ex attrice ormai in pensione che passa le sue avventure in compagnia del suo nipotino nonché ammiratore Cocco. Mindy e Bottone, una bambina e un cane coinvolti in episodi dove il povero animale è costretto a inseguire e a salvare costantemente la sua ingenua padroncina, rimettendoci sempre la pelle. Poi c'è Rita e Rant, una gatta e un cane randagio che sono in cerca di una famiglia che li possa adottare e i cui segmenti sono accompagnati dalle canzoni cantate da Bernadette Peters. E poi abbiamo altri personaggi stravaganti che appaiono nella serie, ma a cui hanno dedicato brevissimi segmenti oppure episodi. La serie ebbe molto successo e attirò non solo la fascia d'età a cui era stato creato, ma anche ad una buona fetta di pubblico adulto, visto che oltre ai gag slapstick e ai giochi di parole, l'umorismo di questo cartone era basato pure sui dirty jokes, ovvero battute con leve sfondo sessuale che potevano essere comprese solo da bambini un po' grandicelli. E, incredibile ma vero, in italiano non sono state censurate, come in questo caso. Yakko, sei capace di coniugare? E io? Non ho neanche mai baciato una femmina. No, è facile. Io coniugherò con te. Buonanotte, bimbi. A quanto pare non capisci. Vado alla lavagna e te lo dimostro. Non guardate. Tuttavia, già quando la serie passò dalla Fox Kids alla Warner Bros. TV, ci furono diversi cambiamenti, che non portarono al calo qualitativo dell'animazione, ma alcuni personaggi dello show apparirono di meno, come Rita e Rant, per le difficoltà di creare una nuova canzone ogni volta e per gli alti costi del mantenimento di Bernadette Peters nel cast dei doppiatori, oppure il caso di Minerva Mink, che era un personaggio un po' troppo piccante per i target del cartone. Dopo la sua cancellazione, dovuta al fatto che lo share del cartone era costituito più da adulti che da ragazzi, Animaniacs si concluse con il film del 1998 Wakko's Wish, che, non so per quale motivo, e se qualcuno me lo spiegasse sotto i commenti, gli farò una statua d'oro massiccia, non arrivò mai in Italia. E dopo questa veloce sintesi possiamo argomentare ciò che sarà questo reboot, grazie al trailer di 2 minuti uscito 10 giorni fa. Trama. Non c'è molto da dire sulla trama, la serie dovrebbe mantenere il tipico formato a cui siamo stati abituati, ovvero gli sketch autoconclusivi, con l'unica differenza che entra pure il fattore tecnologico in campo, visto che per 22 anni di assenza i fratelli Warner e sorellina si sono persi tantissime cose. Quantum mechanics, quinoa wraps, Queen Bey, we've missed so much! Ma non mancheranno pure episodi ambientati in epoche diverse, ad esempio nell'antica Grecia. Non ci resta che aspettare. Animazione!
Qui bisogna fare un plauso agli animatori, perché non è stato facile come potreste pensare. Dovete sapere che la serie originale era stata animata da molti studi d'animazione: americani, giapponesi, cinesi, coreani, taiwanesi. Cioè, a questo cartone ci hanno lavorato pure uno studio d'animazione neozelandese. Quindi a volte l'aspetto dei personaggi non era sempre uguale in tutti gli episodi o segmenti. Come spiegò Gabe Swarr, si decise di prendere spunto dai segmenti animati dal TMS, che erano ben fluidi, e i movimenti dei personaggi erano del tutto naturali. Quindi per la creazione dei nuovi design dei protagonisti, gli animatori hanno preso spunto dall'opera originale e anche dalle vecchie produzioni dei Looney Tunes, in particolare quelle prodotte da Chuck Jones, in cui si usava l'animazione limitata, che permetteva ai personaggi di muoversi con improvvise esplosioni di velocità, raffigurate con uno o due fotogrammi in un'immagine sbavata fra due pose estreme. E dal trailer non si può che amare il risultato ottenuto. Certo, i personaggi sono un po' più snelli, però non sono totalmente stravolti. Lo stesso vale per gli sfondi, visto che passiamo da una visione 4x3 a quella in HD, quindi ci può stare. Personaggi. Oltre ai fratelli Warner, torneranno in questa serie pure Mignolo e Prof, ovviamente, visto che il due è il vero motivo per cui guardavamo la serie, con l'incipit più abusato su YouTube. Prof, cosa vuoi fare stasera? Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Moniti al massimo! Scusate, ma non ho resistito a non citare Barbascura in un mio video. Tuttavia non sappiamo se saranno presenti tutti gli altri personaggi della serie, che comunque sono molto validi. Doppiaggio. Qui ovviamente non potevo non rimanere contento, visto che per questo reboot sono tornati i doppiatori storici della serie, come Rob Paulsen, Jess Harnell e Tress McNeil, che ritorneranno a dare la voce a Yakko, Wakko e Dot. Stesso discorso anche per Mignolo, doppiato anche lui da Paulsen, e Prof, doppiato da Maurice LaMarche. Sarei felice se questi 5 personaggi venissero di nuovo doppiati rispettivamente da Massimiliano Alto, Davide Lepore, Ilaria Latini, Fabrizio Mazzotta e uno fra Angelo Nicotra e Paolo Buglioni, visto che nello spin-off il Prof era doppiato nella prima parte dal primo e poi dopo dal secondo. Ma anche se così non fosse, spero almeno che verranno reclutati doppiatori validissimi. Direi non aver nient'altro da aggiungere su una serie che ha anche segnato la nascita di uno dei primi fandom di una serie animata. Ancora oggi su internet potete trovare un sacco di fan art su di loro, oppure il cui stile ricorda vagamente il cartone. Il video di oggi finisce qui, e mi raccomando, perché so che molti di voi non l'hanno ancora fatto, di iscrivervi al mio canale. Al mio prossimo video, ciao! The adoration pours in. Nerf!